see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata incontriamo la Fiat 1009 Gran Luce, una coupé ma con dimensioni simili a quelle della berlina, a due porte e quattro posti, di stile americano. Lo Scooter Day di Assisi ha offerto l'occasione per conoscere le origini di oltre un secolo di storia di questi veicoli. E torniamo al concorso d'eleganza organizzato dall'Asia Torino per vedere da vicino le vetture premiate. Alla Moto Dolomitica, l'escursione turistica si è svolta sulle strade del territorio che è patrimonio UNESCO. È giunta la 27ª edizione la Bologna Passo della Radicosa, sul percorso reso celebre da tante competizioni. A Lucca, la Belle Époque ha visto sfilare auto e sidecar nell'atmosfera resa magica dalla musica e dai costumi di quel periodo. Si chiama Gran Luce la versione più esclusiva della Fiat 1009. La vettura che dal 1952 al 1959 è al vertice di gamma della casa torinese. La 1009 Gran Luce è una due porte senza montante centrale a 4-5 posti che rappresenta una sorta di compromesso tra la berlina e una coupé vera e propria. Il progetto nasce all'interno del reparto carrozzerie speciali della Fiat, che fin dagli anni 20 realizza artigianalmente allestimenti esclusivi per alcuni modelli. Se oggi, abituati a vetture con il tetto trasparente, il termine Gran Luce può suscitare qualche perplessità, sentiamo come la stessa Fiat illustra questa macchina sul dépliant promozionale. La 1009A è costruita anche con carrozzeria Gran Luce elegantissima, ampi cristalli abbassabili, grande cristallo posteriore di taglio moderno, una visibilità totale e ottima a reazione, due porte, vernice bicolore, finizioni lussuose, ricchezza di accessori. La Gran Luce è vera opera d'arte del reparto carrozzerie speciali Fiat. Queste affermazioni non sono frutto solo della pubblicità, o meglio, della réclame, come ancora veniva chiamata. L'aspetto con la doppia tonalità di vernice è elegante, anche se inconsueto per quanto riguarda i canoni tipici della tradizione italiana. L'ispirazione americaneggiante risulta evidente, anche se la macchina non è così vistosa come gli esempi d'oltreoceano a cui si ispira. La vista laterale è caratterizzata da un listello cromato a forma di Z sulla linea di cintura, che diventa uno degli elementi distintivi della seconda serie, modello che illustra il servizio ed è reduce dall'ultima edizione di Asia Auto Show e della terza, identificata rispettivamente dalle lettere A e B rispetto alla prima serie, che ha il listello dritto e più corto. Tra le altre peculiarità esclusive della Gran Luce rispetto alla berlina ci sono la calandra, che è attraversata da una barra orizzontale invece che da due, e dalla forma dei fari antinebbia, che sono rettangolari anziché tondi. Cambia anche il fregio sul cofano, che sulla Gran Luce ha la forma d'uccello ad ali spiegate. La cura dei dettagli diventa evidente anche all'interno, dove ritroviamo la doppia tonalità sul pannetto dei sedili. Quelli anteriori hanno lo schienale ribaltabile per consentire l'accesso al divano posteriore con quest'ultimo che è equipaggiato con il bracciolo centrale basculante. La posizione di guida è comoda, con ampia visibilità in ogni direzione e il quadro strumenti è completo, comprendendo anche l'orologio a carica manuale che dura una settimana. La radio viene montata di serie e l'antenna è comandata dall'interno mediante una manovella. Anche l'accendisigaro è di serie e tutti e quattro i vetri laterali si possono abbassare completamente. La 1009 diventa anche la prima auto italiana ad essere equipaggiata con l'impianto lavavetri, che funziona mediante una pompetta. Il comfort di marcia è garantito da un elettroventilatore da cui far uscire aria calda o a temperatura ambiente in relazione al periodo d'utilizzo. La 1009 Gran Luce differisce dalla berlina solo nell'aspetto estetico e funzionale, visto che motore e sospensioni sono simili. Il motore è anteriore con trazione posteriore. È un 4 cilindri in linea con misure di alesaggio e corsa di 82x90 mm che viene progressivamente affinato nelle prestazioni. La potenza massima sulla seconda versione è di 70 cavalli a 4000 giri contro i 60 della prima. L'incremento viene ottenuto con un aumento del rapporto di compressione e con l'impiego di un carburatore a doppio corpo Weber.
trasmissione avviene attraverso un giunto idraulico posto tra il motore e la frizione, che ha il compito di attenuare le vibrazioni e di ridurre l'uso della frizione del cambio. Quest'ultimo è a 5 rapporti più la retromarcia, con la seconda, la terza, la quarta e la quinta sincronizzate. Il comando è a leva sul volante. Per limitare l'altezza del ponte, l'albero di trasmissione è in due tronchi. La sospensione anteriore è a ruote indipendenti con molle a elica, ammortizzatori telidraulici e barra stabilizzatrice trasversale. La sospensione posteriore è a ponte rigido con molle elicoidali, semibalestre, barra di ancoraggio e ammortizzatori telidraulici. Le ruote hanno il cerchio in acciaio e montano pneumatici da 6,40x14. I freni sono a tamburo con comando idraulico. Il serbatoio è posteriore, ha la capacità di 55 litri e dispone di indicatore elettrico di livello. La velocità massima è di circa 135 km all'ora e il consumo medio è di 10,5 litri per 100 km. La Fiat 1009A Gran Luce resta in produzione dal 1954 al 1956 e costa 2.124.000 lire, 400.000 lire in più rispetto alla berlina. Viene costruita in 1106 esemplari prima di venire sostituita dalla 1009B Gran Luce, la terza e ultima versione di questa vettura. Di raduni Vespe Lambretta ce ne sono dozzine ogni fine settimana. Raduni di scooter in particolare in effetti non si fanno in nessuna parte d'Italia. Perciò questa era l'occasione per chi ha uno scooter, anche Vespa ma anche Lambretta, ma soprattutto di altre marche, era l'occasione buona per tirare fuori un oggetto, diciamo, che se no sarebbe rimasto magari per anni rinchiuso nei garage. C'è una bella selezione di scooter, soprattutto italiani. Sono contentissimo, è la prima e forse probabilmente ci sarà anche un seguito. Le parole di Sergio Sciarpetti, addetto culturale dell'ASA, Automotoclub storico assisano, intervistato dalla collega Donatella Vinaglia, ci introducono sul perché di Scooter Day, il raduno che il sodalizio di Assisi ha inserito nel calendario degli eventi di quest'anno. Oggi, quando si parla dello scooter, il riferimento è legato al suo indiscusso ruolo di urban mobility vehicle, ovvero del mezzo più idoneo per muoversi nel caos del traffico urbano. Ma in passato lo scooter è stato il veicolo destinato alla mobilità di tutta la famiglia e in qualsiasi circostanza. Quindi, approfittando della grande conoscenza degli scooter, dello stesso Sciarpetti, che è anche uno dei maggiori collezionisti a livello mondiale di questi veicoli, cerchiamo di tracciarne la storia dalle origini. Il primo scooter è considerato l'Autofotel francese, che ha iniziato diciamo dal 1903 fino al 1908 così. Poi passiamo da dopo un decennio, verso il 14-15, in America con l'Autopad, che in realtà è un monopattino a motore, però storicamente importante perché per la prima volta viene fuori la parola scooter da questo monopattino, che più o meno tradotto dall'inglese all'italiano, sgattaiolar via, filar via, scivolar via. Poi da lì diciamo parte una serie, soprattutto nella vecchia Europa, una serie di scooter diciamo che fino al 23-24, dal 18, soprattutto in Inghilterra ma anche in Francia, in Germania, sono stati fatti parecchi modelli. Poi per un quindicennio diciamo non se ne parla più in nessuna parte del mondo, finché in America verso la prima metà degli anni 30, prima Cushman, poi Salisbury, poi Motoscott hanno fatto dei piccoli veicoli definiti scooter che fanno da anello di congiunzione tra i vecchi e i nuovi che poi andremo a elencare. Vespe e Lambretta diciamo hanno fatto la storia dello scooter, no? Ma in Italia alla fine degli anni 40, primi anni 50, vedendo proprio Vespe e Lambretta che vendevano in tutto il mondo, parecchie ditte, ma anche singole persone, provano a entrare nel mondo degli scooter. Quanto ci ha appena raccontato l'appassionato Umbro è anche l'argomento del pieghevole che è stato distribuito ai partecipanti e a chiunque ne abbia fatto richiesta durante l'esposizione degli scooter a Santa Maria degli Angeli, accanto alla celebre basilica, da dove ha preso il via il raduno poi nel corso del suo svolgimento. La manifestazione si è conclusa alla Avio Superficie Delfine di Trevi, quasi a voler simboleggiare lo stretto connubio tra gli aerei e lo scooter, visto che numerose industrie aeronautiche
e la Piaggio su tutte hanno convertito la loro produzione proprio verso gli scooter. E a questo proposito, alla Raduno si è potuto ammirare anche uno dei primi esemplari della Vespa, la ormai molto rara 98 del 1945, con il collezionista piacentino Roberto Donati che ci racconta come ha fatto ad entrarne in possesso. L'ho trovata a Roma nell'84, non c'era ovviamente internet, non c'erano giornali specializzati, non c'era niente. Avevo fatto un annuncio con le cartoline postali che si inviavano allora per fare gli annunci ai giornalini economici, era Porta Portese, e la sera sul telefono nero di casa fisso mi chiama sto romano, io non so fare romano, però oh, c'ho la 98 e la vuoi? Niente, sono andato giù, 300, mi dai 350 sacchi, mi dai? Sono andato là, l'ho vista, dai fammi un po' di sconto, vengo da Piacenza, non te faccio nulla, non te faccio nulla, pagato. Poi fa, mo te porto a mangiare pesce, andiamo, entriamo lì, Anino, porta il pesce! Aveva speso 100.000 lire dell'epoca, però non mi faceva lo sconto. Ah, oh, e mi sei simpatico, viene a Piacenza per pigliare Vespa, mi faceva. E io che l'avevo caricato su una 1, avevo smontato la ruota per caricarla, io avevo paura che mi rubassero la Vespa nell'84 a Roma, quando forse potevano rubarmi la macchina e scaricare la Vespa. Tra gli esemplari molto rari e molto ambiti dei collezionisti c'è anche la 125 Sport, conosciuta anche con il nome di 6 giorni, in onore del successo riportato in questa prestigiosa competizione internazionale nel 1951, con cui Paolo Zanon... Vengo da Portogruaro e mi rende orgoglioso il fatto di essere venuto direttamente con la Vespa partendo dal cancello di casa, e sono arrivato a casa di Sergio, che è un amico da 20 anni. Quanti chilometri hai fatto? E siccome l'ho allungata un pochino, perché poi mi piaceva visitare i centri storici stupendi che ho incontrato lungo il percorso sia della Romagna che delle Marche che dell'Umbria, ho raggiunto 536 chilometri. E me ne aspettano altri tanti adesso che dopo pranzo ripartirò. Niente male per uno scooter che ha superato la sessantina, ma che grazie alla passione di Zanon, come di quella di tutti gli altri collezionisti che hanno partecipato con i loro mezzi alla primo Scooter Day dell'ASA, in tanti hanno potuto ammirare e conoscere da vicino. Il concorso d'eleganza organizzato a Torino dall'ASI, Automoto Club Storico Italiano, ha offerto agli appassionati la duplice opportunità di ammirare alcune delle località più belle e interessanti della città sabauda, assieme a molte eccellenze del design e della tecnica automobilistica. Non è certo questa la sede idonea per illustrare le peculiarità del Castello del Valentino o della Reggia di Venaria, luoghi dove la storia, l'arte e lo stile si fondono in complessi architettonici di grande bellezza. Anche se non ce n'era bisogno, le auto hanno rappresentato il valore aggiunto, che cerchiamo di andare a conoscere più da vicino, almeno per quanto riguarda le vetture che sono state premiate. The Best in Show, il titolo più ambito, è stato assegnato alla Alfa Romeo 6 cilindri 2005 Supersport carrozzeria Touring del 1947. La Supersport è la versione più performante delle Alfa Romeo a 6 cilindri con distribuzione bialbero, che vengono costruite a partire dalla fine degli anni 20 e restano in produzione sino al 1953. Il motore è alimentato da 3 carburatori ed eroga la potenza massima di 110 cavalli a 4800 giri. Il cambio è a 4 marce, con il comando a leva centrale. A partire dal 1947, quando la potenza massima viene ridotta a 105 cavalli, la leva del cambio viene spostata al volante. Alfa Romeo realizza solo l'auto e telaio, cioè il telaio e il motore, lasciando il compito di vestirlo ai migliori carrozzieri del periodo. La Touring di Milano è tra le più dinamiche, con questa coupé a 2 porte e 2 posti, che nel 1947 è in grado di raggiungere i 165 km all'ora. È una vettura costruita in pochi esemplari, che Vittorio Muzzi, il suo attuale proprietario, come racconta al microfono del collega Filippo Zanoni. Una macchina che ho cercato per diversi anni, circa 6-7 anni, e poi l'ho trovata in Francia su un museo chiuso da un 25 anni. L'ho riportata in Italia, il primo proprietario di questa macchina era un ingegnere di Milano, e l'ho restaurata con 2-3 anni, l'ho finita il restauro nel 2013, poi non ho partecipato più a raduni, adesso ha ricominciato mio figlio che è da pochi mesi che l'ha cominciato a portare in giro per l'Italia.
Allora grazie a Vittorio e Sergio Muzzi per l'importante recupero che hanno fatto. Ovviamente questa vettura si è aggiudicata anche il primato tra i modelli prodotti dal 1936 al 1949. Le fuoriserie realizzate sulla base degli autotelai Alfa Romeo 6 cilindri bialbero sono state tra le preferite della giuria. La 1750 Gun Sport con carrozzeria Spider, prodotta nel 1930 da Emilio Castagna, uno dei carrozzieri milanesi più affermati fino alla Seconda Guerra Mondiale, è stata giudicata la migliore tra le auto costruite sino al 1935. La 1750 Gun Sport ha il motore equipaggiato con il compressore ed eroga la potenza massima di 85 cavalli a 4500 giri, che consentono alla macchina la velocità massima di 145 all'ora. La 6 cilindri 2005 con carrozzeria coupé Bertone del 1942 si è aggiudicata ben due riconoscimenti: il trofeo Città di Torino, assegnato dalla giuria popolare durante la passerella di Piazza San Carlo, e quello intitolato L'eleganza delle linee, messo in palio dall'ASI. La macchina è una delle prime disegnate da Giuseppe, detto Nuccio Bertone, che a partire dal secondo dopoguerra subentrerà al padre Giovanni nella conduzione dell'azienda di famiglia. Quello di Torino è stato un autentico trionfo tecnico-stilistico italiano. Il premio speciale intitolato Sogno di una notte d'estate e riservato alle cabriolet è stato assegnato alla Lancia Astura Cabriolet carrozzeria stabilimenti Farina del 1936. Il motore di questa Astura è un 3008 cilindri a V-stretto con potenza massima di 82 cavalli a 4000 giri. Gli stabilimenti Farina vengono fondati all'inizio del secolo scorso da Giovanni Farina, fratello maggiore di Pinin, e sino alla Seconda Guerra Mondiale sono una delle carrozzerie più importanti a livello mondiale. È un ruolo però che non riescono a mantenere con il ritorno della pace e nel 1953 sono costrette alla chiusura. È stata una fuoriserie anche la vincitrice della categoria per le auto costruite dal 1950 al 59. La giuria ha scelto la Fiat 1100 Sport del 1953 con carrozzeria realizzata dalla Savio e disegnata da Franco Scaglione. Si tratta di un esemplare unico assemblato attorno al motore della 1100 103 TV con potenza massima di 50 cavalli a 5400 giri. La Ferrari 275 GTB del 1965 è stata premiata come la migliore tra le auto costruite tra il 1960 e il 1969. Ha la carrozzeria disegnata da Pinin Farina e viene costruita nello stabilimento modenese di Scaglietti. La GTB, sigla formata dalle iniziali di Gran Turismo Berlinetta, è una seconda serie con motore 3003 a 12 cilindri a V e 260 cavalli a 7400 giri di potenza massima. Questa macchina, che raggiunge la velocità massima di 250 km all'ora, è considerata l'erede stradale da GTO e impiega soluzioni tecniche come il cambio accoppiato al differenziale posteriore mediate dalle Ferrari di Formula 1 degli anni 50. Anche soffermandoci solo su alcune delle vetture presenti, lo spettacolo è stato entusiasmante, come ci conferma il presidente dell'ASI, Roberto Loi. Posso tirare un bilancio se penso a quello che sto provando in questo momento. In questo momento io sto provando soddisfazione per i risultati ottenuti in funzione di quello che noi ci eravamo proposto. Quando ASI fa un concorso di eleganza, certamente mira all'aspetto culturale più importante, che è quello di far conoscere dei veicoli che hanno rappresentato la storia sul territorio nazionale e non solo, ma nel mondo intero. Qui abbiamo avuto la soddisfazione di avere un parco veicolare di primissimo livello, tutti veicoli eccezionali. La giuria è stata fortemente in difficoltà nel dover premiare, questo mi è stato riferito a posteriori, il che significa che c'era un bel livello. Il connubio moto e montagna. E che montagne, quando si parla di quelle inserite tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, sono il filo conduttore che fin dall'esordio accompagna la Moto Dolomitica, il raduno di due giorni a calendario ASI organizzato dalla Scuderia Trentina Storica e riservato ai modelli costruiti entro il 1993. Il ritrovo dei partecipanti è stato fissato a Trento, dove il gruppo ha preso il via in direzione di Terzolas, punto d'arrivo della prima giornata. Il percorso si è snodato lungo la Valle dei Laghi, la Forra del Limaro, Andolo e Molveno, che sul lago omonimo ha ospitato la prima sosta, poi nuovamente tutti in sella lungo la Val di Non per raggiungere il santuario di San Romedio. La strada che porta al luogo di culto è a traffico limitato
ma il gruppo della Moto Dolomitica ha potuto usufruire di un apposito permesso per transitarvi. La sosta al santuario è coincisa con un momento di grande spiritualità, culminato con la benedizione delle moto e dei partecipanti. Ma è stata anche un'occasione di aggregazione per rinsaldare l'amicizia che scaturisce dalla passione comune. E sul significato della partecipazione alla Moto Dolomitica sentiamo l'opinione di Mauro Pasotti, presidente della Commissione Tecnica Moto dell'ASI, che ha preso parte a tutte e sei le edizioni che si sono svolte. Innanzitutto ringrazio la Scuderia Trentina perché continua a organizzare questo bellissimo evento. Il motivo è che il connubio fra le due cose che amo di più, la montagna e le motociclette d'epoca, per cui viverle contemporaneamente e così intensamente è sempre un'emozione fortissima. La conferma alle sue parole arriva dalla fedeltà dimostrata nel corso degli anni, ma vista la grande bellezza dei luoghi che la Moto Dolomitica ha attraversato in ogni edizione, è difficile rinunciarvi, come dice il vicepresidente dell'ASI, Ariel Azzori, presente in veste di commissario della manifestazione. Siete anche avvantaggiati da questo splendido scenario naturale che ogni volta che vieni qua sulle Dolomiti del Brentano trovi sempre qualcosa di eccezionale. A cui fa eco Adam Serena, il vicepresidente della Scuderia Trentina Storica, che si è occupato dell'organizzazione. E ogni anno mi impongo di scegliere nuovi itinerari, pur essendo la zona sempre la stessa, e trovare nuovi aspetti, nuove particolarità per rendere sempre più appetibile dal punto di vista della cultura, della storicità. E questa manifestazione quest'anno alla sesta edizione. Per adesso limitiamoci alla sesta volta, che poi è proseguita lungo la Val di Sole sino a Terzo Las. All'arrivo per la pausa della notte il contachilometri segna 120, che in relazione alle soste, alle condizioni meteorologiche non sempre favorevoli e al tipo di percorso affrontato indicano quanto sia stato varia questa prima giornata della Moto Dolomitica. Il mattino successivo il raduno punta ancora verso nord, sconfinando per un breve tratto in Alto Adige, passando per Provè e Lauregno. Il rientro in Trentino porta il gruppo a Brez, a Castelfondo e poi a Fondo, per una breve pausa. Prima della meta finale di Trento ci sono ancora Romeno e Coredo. Quindi lungo la Predaia si arriva a Mollaro e a Mezzo Lombardo, da dove scendendo lungo la Val di Non si giunge a Zambana e a Lavisse, in attesa degli ultimi chilometri che riportano il gruppo al punto di partenza del giorno precedente, con l'evidente soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti di essere stati protagonisti di una due giorni dove la bellezza dei luoghi attraversati si è perfettamente coniugata con il messaggio storico-culturale portato dalle moto presenti. La 27esima edizione della Bologna Passo della Raticosa ha riproposto l'abbinamento tra il ricordo storico delle competizioni che si sono svolte lungo la strada che con le sue 603 curve porta alla Futa e il fascino attuale delle auto di interesse storico-collezionistico. La rievocazione organizzata dal CAMEBO, Club Auto e Moto d'Epoca Bologna, è riservata alle vetture costruite entro il 1988. Si è svolta nell'arco di due giorni secondo la formula della regolarità non competitiva. Il ritrovo degli equipaggi è stato fissato a San Lazzaro di Savena, da dove le automobili hanno preso il via alla conclusione delle operazioni di iscrizioni e di verifica in direzione di Loiano. Poi è stata la volta di Monghidoro e del Futa Point, prima di arrivare ai 968 metri del Passo della Raticosa. Se in passato era il punto d'arrivo della corsa in salita che prendeva il via da Bologna, adesso è diventata una meta di passaggio obbligata della rievocazione a cui dà il nome. Per le oltre 30 vetture presenti, il percorso è proseguito verso Piancaldoli, Fontanelice, il Passo del Prugno, Casola Valsegno, sino ad arrivare al Castello di Riolo Terme, per una sosta ristoratrice. L'intervallo è breve, prima di partire per Dozza, dove ad attendere gli equipaggi c'è il circuito cittadino. A questo punto si può dire che si è conclusa la prima parte della giornata, visto che dopo la cena all'interno della Rocca si riparte per il rientro a San Lazzaro in quello che per i partecipanti diventa il Tour sotto le stelle, reso ancora più emozionante dalla disputa di alcune prove a cronometro. Il mattino successivo la meta diventa la Valle dell'Idice con varie prove cronometrate prima di roveggio.
dove ad attendere i partecipanti ci sono il cartodromo e gli discriminanti finali. Sono le ultime occasioni per confermare le posizioni di classifica o per cercare di migliorarle. Per conoscere il risultato finale, che scaturisce dai parziali delle 62 prove cronometrate effettuate nei due giorni, bisogna aspettare il dopo pranzo, con il podio di quest'ultima edizione che vede sul terzo gradino la Fulvia Coupé di Sabatini Sabatini, sul secondo la Austin Healey di Rossi Antonelli e davanti a tutti la Alfa Romeo Giulia Super 1006 di Marco Bertocchi e Ivana Babina, che fanno il bis dopo il successo dello scorso anno. La Belle Époque, il concorso d'eleganza ASI per auto e sidecar d'epoca organizzato dallo Sport Club Balestrero di Lucca, ha cambiato sede, trasferendosi da Montecatini Terme a Lucca, ma non sono cambiati il programma e lo spirito della manifestazione. Lo spostamento della sede rientra nei festeggiamenti allestiti per celebrare i 500 anni delle mura di Lucca. Anche questa volta la Belle Époque è stato un grande spettacolo combinato tra veicoli storici, omaggi musicali, esibizioni di danza e sfilate di moda. Tutto questo, almeno per quanto riguarda la fase principale, sul grande palco allestito nella centralissima piazza Napoleone a Lucca. Ma la Belle Époque rappresenta anche una grande opportunità per vedere e conoscere da vicino veicoli inconsueti e che difficilmente capita di trovare tutti assieme, come in questa occasione. L'espressione di museo a cielo aperto viene spesso abusata, ma questa volta tra tricicli, quadricicli, auto, sidecar e veicoli legati alle istituzioni ci si trova di fronte a quasi un centinaio di pezzi di assoluta importanza tecnica, storica e sociale, che prima dell'inizio della kermesse serale vengono lasciati in esposizione nella stessa piazza, dove poi sfileranno sul palco davanti agli spettatori e sotto il vigile occhio della giuria. È difficile concentrarsi sull'uno o sull'altro. Ovunque si guardi, ci si trova di fronte a qualcosa di inconsueto o spesso sconosciuto. Se davanti alla mastodontica Cord L29 e al suo motore a 8 cilindri da 5.000 cm cubici, il pensiero corre ai film ambientati nell'America degli anni 30, non si deve però dimenticare che ci troviamo di fronte a quella che è stata la prima vettura a trazione anteriore prodotta in serie al mondo. Così come può lasciare altrettanto esterrefatti vedere un'automobile con trazione a elica, quasi fosse la carlinga di un aereo senza le ali ma con quattro ruote. Oggi appare come una soluzione bizzarra, ma è quanto ha proposto nel 1913 la francese Layat nel tentativo, rivelatosi fallimentare, di spiazzare la concorrenza. E gli esempi di che cosa rappresenta la Belle Époque dal punto di vista tecnico e storico potrebbero continuare con tutti gli altri veicoli presenti. Allora concentriamoci sulla splendida passerella che ha offerto la serata, che è stata aperta con l'omaggio a Giacomo Puccini, sia con le musiche del grande compositore lucchese, sia con il sidecar FN a 4 cilindri del 1919 appartenuto al maestro. Sono stati applauditissimi anche i veicoli istituzionali, dalle biciclette impiegate dai soldati italiani durante la prima guerra mondiale alle autopompe dei pompieri allestite su un telaio Fiat 15 Ter del 1916 portata a Lucca dalla galleria storica del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Mantova e quella ricavata su una Bianchi S9 del 1934 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano. Grande emozione è arrivata anche con i veicoli dei carabinieri nel bicentenario della fondazione del corpo, con il ricordo dell'impegno nei servizi di ordine pubblico e delle missioni di pace nel mondo. Dopo il momento dedicato alle istituzioni è iniziata la sfilata dei veicoli in concorso, che ha consentito di continuare ad ammirare mezzi davvero unici, ad iniziare da quelli della cosiddetta fase pionieristica, dove ogni costruttore proponeva la propria soluzione. L'inglese Chatterley del 1901 è stato il primo di show anteriore motorizzato, mentre sulla svizzera Motorev del 1913 il Rishow è attaccato dietro. E le prime auto, come la Peugeot Bébé del 1905, sono delle carrozzette con il motore monocilindrico e la lubrificazione a perdita. Non mancano le sorprese, come la piccola Esotta Fraschini del 1908, una 1003 a 4 cilindri a valvole in testa e cambio a 4 marce, per non parlare del triciclo elettrico Carli del 1891 o di quello francese Automoto del 1898, che può essere trasformato in quadriciclo con l'impiego di un nuovo avantreno optional che veniva fornito al momento dell'acquisto. E proprio questo modello dell'Automoto, portato alla Belle Époque da Davide e Ilaria Bertola, si è aggiudicato il Best in Show di questa edizione, oltre a quello tra i sidecar costruiti sino al 1918. Gli altri premi sono andati tra i sidecar al Boomerland a 4 posti di Ernesto Mela, per i modelli costruiti entro il 1930,
e alla Moto Guzzi Astore del 1950 di Olinto Mori tra quelli del periodo successivo. Tra le auto, il premio tra le più datate è stato attribuito alla Thunder Fast del 1906 di Franco Mascarino, mentre gli altri due sono stati assegnati alla Cord di Umberto del Corona e alla Lancia Aprilia del 1938 di Riccardo Zari. Su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del collezionismo storico.